Ci sono anche i cugini di campagna per questo pranzo di Natale un po' insolito, con chef generosi e tanti volontari a preparare cibo buonissimo per chi ha sbagliato e si trova rinchiuso. Qui siamo a Rebibbia, carcere di Roma, sezione femminile, ma è coinvolta anche Opera a Milano con le case circondariali di Ivrea e Cagliari, per un totale di 800 detenuti. L'altra cucina per un pranzo d'amore è l'iniziativa organizzata dal 2014 da Rinnovamento nello Spirito. Sì, per dire che anche dentro un carcere è Natale e forse più che mai in un luogo come questo impariamo il valore della vita. La cucina è fratellanza, è unione, è tradizione e anche mandare un messaggio. Oltre questo, che abbiamo ritrovato qui, perché ad oggi noi facciamo parte della brigata di questa cucina. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, tornano in tavola la solidarietà e la creatività con un progetto concreto di reinserimento una volta scontata la pena. Nasce appunto con l'intento di poter fornire alle detenute o ai detenuti la possibilità di un concreto e reale reintegro all'interno del mondo lavorativo, quindi con corsi di formazione e specializzazione che consentiranno appunto alle persone, in base anche alle loro attitudini personali, di poter scegliere un percorso e poter quindi avere la possibilità concreta e reale di rientrare nel mondo del lavoro e quindi insomma riacquistare tutta una serie di benefici.